possibile tornare ad amare dopo che una storia d'amore è finita? Questo è uno dei dilemmi di parecchie persone, perché parecchie persone dicono: io ho amato quella persona, per me quella persona era importante, è importante ancora, non riesco a dimenticarla. E com'è possibile invece tornare ad amare? Io voglio paragonare il fatto che finisce una storia d'amore con la perdita di una persona cara. Quando muore una persona, io penso che a tutti sia capitato di perdere un amico, un parente, un genitore, un nonno, un nipote, qualunque persona a noi cara, a tutti sia capitato una cosa del genere, e quindi all'inizio, i primi giorni, ma anche le prime settimane, si piange anche tanto. Perché comunque sei rilegato a quella persona, c'hai dei ricordi, ti dispiace non vederla più. Dopodiché si comincia ad accettare il lutto. Cioè non si piange, però non sei neanche contenti. Si entra in una fase di depressione. Passata questa fase, il dolore se ne va poco a poco. Poi è normale ogni tanto avere dei momenti di nostalgia, quello sì, è normale. Però comunque, diciamo, si è guariti da quella ferita. Stessa cosa se finisce una storia d'amore. Quando ci si lascia tra due persone che si amano, i primi tempi penso che si piange. Tutti abbiamo pianto per amore. Tutti. Dopodiché si entra in una fase di depressione, perché comunque se eri legato veramente a quella persona ti dispiace. E dopodiché piano piano cominci ad accettare la cosa e cominci, diciamo, a guarire. E torni, si torna a quelli che eravamo prima di conoscere quella determinata persona. Quindi, come se il nostro cuore non avesse mai amato. Chiaramente questo dipende anche da chi trovi, perché io ho sentito di persone che hanno amato una volta soltanto, poi gli è andata male e non sono riuscite più ad amare nessun altro perché magari dicono: ma io ho amato quella volta, ci ho sofferto così tanto che non voglio più impegnarmi. Però questo chiaramente a discrezione delle persone. Infatti non so se avete sentito magari delle persone che sono sposate, dire: io prima di sposarmi ero fidanzata con un'altra persona. Dopodiché mi è andata male. Ci ho sofferto, dopodiché ho incontrato quello che adesso è mio marito, oppure quella che adesso è mia moglie, e ci ho fatto un bel matrimonio. Questa è la dimostrazione tale che è possibile, dopo una rottura amorosa, tornare ad amare.